Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo nel Giardino dei Frati, qui a pochi passi dalla cella di Padre Pio da Pietrelcina. Oggi qui per raccontarvi la storia di Ilaria. Ilaria, originaria di San Nicola la Strada, in provincia di Caserta. Ilaria che ci ha scritto a questo indirizzo di posta elettronica che vedete in sovrimpressione. La sua storia inizia nel 94, quella che vuole raccontarci, il 21 settembre, quando la mamma viene ricoverata in ospedale dopo la rottura delle acque. Viene sistemata in una camera insieme ad una signora già ricoverata e per compagnia resta con lei la nonna paterna, che le dona una foto di Padre Pio, posandola sotto la lampada sul comodino. La mattina del 22 settembre alle 11.40 la mamma di Ilaria viene portata in sala operatoria e alle 13.20, dopo un taglio cesareo, Ilaria viene alla luce. Subito dopo la nascita il pediatra nota un'insufficienza respiratoria e decide così di trasferirla in terapia intensiva neonatale. La mamma di Ilaria, affranta, dolorante, non riesce a dormire, preoccupata per la salute di sua figlia, della bambina, della neonata. La nonna e la signora nella stanza si addormentano, mentre la mamma di Ilaria rimane sveglia, contemplando quella foto, aggrappandosi alla fede, aggrappandosi a Dio, chiedendo l'intercessione di Padre Pio, osservando così la flebo che tanto stava per finire. All'improvviso incrocia lo sguardo della signora, che ha gli occhi sbarrati, ma è immobile. Questo sguardo la spaventa, ma l'alba si avvicina. La signora si sveglia ansiosa, ma allo stesso tempo anche felice, desiderosa di andare a raccontare quello che aveva vissuto nella notte. Tramite il telefono in camera racconta alla sorella di aver visto Padre Pio seduto sul letto della mamma di Ilaria. Indossava la stola, la casula dell'ultima messa, racconta la signora, e insieme esplodono in un pianto di gioia. Poco dopo il pediatra entra in camera con una notizia incredibile, la situazione di Ilaria è migliorata, ora riesce anche a respirare autonomamente. È il 23 settembre, un giorno che Ilaria e la sua famiglia ricorderanno per sempre, come il giorno del miracolo. La storia di Ilaria testimonia così questo grande intervento di intercessione di Padre Pio, ma anche la speranza e la gioia di tutti coloro che si affidano a Dio e grazie all'intercessione di Padre Pio le loro preghiere vengono ascoltate.